Le scuole aquilane tornano al centro dell'attenzione nazionale. Lo fanno grazie a un progetto di riqualificazione creativa messo in campo dalle associazioni Alveare per il Sociale, ActionAid Viviamo la Q, la Commissione Oltre il MUSP e il Comune dell'Aquila. Il progetto SOS Scuola è consistito nel portare avanti interventi che rendessero il MUSP di Sassa più vivibile ed accogliente attraverso la realizzazione di un parco urbano con alberi da frutto e serre di bambù, murales, mosaici ed opere d'arte in ceramica e maxi giochi disegnati a terra, oltre che dipinti sulle pareti. Una settimana di laboratori e progetti ha dunque trasformato il container, che ospita da 6 anni l'Istituto Rodari, in una bomboniera colorata. Si tratta del 4º intervento in Italia, dopo quelli portati avanti a Palermo, Arsoli e Roma, ottenendo anche un premio dal Parlamento europeo. All'Aquila si tratta di un'opera ancor più significativa se si pensa che la scuola dovrebbe ottenere presto il suo progetto di ricostruzione e tornare a nuova vita con un contributo da 8 milioni di euro. Per queste ragioni il sottosegretario al MIUR, Davide Faraone, di sua iniziativa, ha chiesto di intervenire per rendersi conto della situazione aquilana ed ammirare i progressi che i progetti di cittadinanza attiva sono riusciti a collezionare. È assolutamente un modello. Noi oggi stiamo visitando un istituto che sta avendo un'azione svolta da parte della stessa scuola, che ha iniziato con un'esperienza in una scuola di Palermo ed è diventato un modello nazionale. Questa è una condizione che possiamo ripetere su tutte le scuole del paese dove c'è bisogno, ma anche nel processo partecipativo che oggi mi hanno descritto, sulla scuola che verrà, il fatto che ci siano studenti, genitori e insegnanti che partecipano a costruirla con le idee, quella scuola è un fatto importante. Che l'Aquila è un'emergenza legata a un fatto, un terremoto che c'è stato, è un'opera di ricostruzione che riguarda il paese, l'investimento sull'edilizia scolastica è l'investimento necessario. E come governo nazionale abbiamo messo questa come priorità, abbiamo destinato 4 miliardi di euro all'edilizia scolastica. È chiaro che è necessario che ci siano anche la partecipazione da parte dei cittadini, dei docenti, degli studenti a come la scuola si deve costruire e che caratteristiche deve avere rispetto alla società. Per cui l'importanza del terzo settore, l'associazionismo, l'esperienza del SOS Scuola è importante per questo, perché si costruisce partecipazione su un bisogno dei cittadini. Sarà infatti finalmente ricostruito l'Istituto Rodari attraverso un'idea progettuale partecipata che stanno portando avanti i ragazzi dell'associazione Viviamo la Q insieme all'architetto Cucinella. Un progetto pensato non solo per svolgere le 5 ore di didattica e andare a casa, ma per coinvolgere i ragazzi con laboratori, teatro e tante altre attività. Un'iniziativa che è molto piaciuta al sottosegretario, secondo cui l'edilizia scolastica è anche molta sostanza oltre che cemento. L'edilizia scolastica è come è fatto un istituto, è strettamente collegato al tipo di didattica, al tipo di scuola che si immagina per la società. Non è soltanto un insieme di mura, ma è costruisce una scuola rispetto a come immagini debba svilupparsi la didattica e la formazione per gli studenti. Per cui l'edilizia scolastica è anche molta sostanza, oltre che cemento.